Buongiorno cari amici e di nuovo bentornati. Allora, quello che farò oggi, come visto il titolo, è una delle ricette veramente più semplici da fare e sono i cordon bleu di melanzane. Io penso che sia un piatto che mette d'accordo tutti perché è buonissimo. Il ripieno che c'è dentro, prosciutto e formaggio, è uno dei più classici che ci sono. Io ho fatto qualche piccola modifica, ci ho messo qualche cosa di mio, come al solito, e lo vedrete nel video. E in più ho adottato la classica panatura, come viene chiamata all'inglese, ovvero passata nella farina, nell'uovo e poi nel pan grattato. Però, come vedrete, viene veramente bene e coprirà tutto il cordon bleu, quindi da sigillarlo completamente. Io in più l'ho cotti in forno e non l'ho fritti, ma chiaramente se volete farlo non ci sono problemi, solo che a me non mandava a sporcare tutta la cucina, eccetera, e quindi l'ho buttato in forno e via. E allora, vediamoci la ricetta. Come al solito, ricordatevi di iscrivervi al canale se è la prima volta che mi venite a trovare, cliccate la campanella, spaccate i like e soprattutto condividete. E noi ci vedremo alla prossima ricetta. Quindi, buona visione e un bacione a tutti! Allora, per fare i nostri cordon bleu di melanzane dobbiamo prendere una melanzana che sia bella grande, soprattutto molto larga. Togliamo la parte del fondo e poi tagliamo a fette di circa mezzo centimetro l'uno. E poi prendiamo del prosciutto cotto e della scamorza già fatta a fette rotonda e le andiamo a farcire. Mettetecela la roba dentro, ve la state mangiando voi, ok? Non lesinate. E ora andiamole a chiudere. Adesso prendiamo tre uova, le rompiamo qui dentro così poi ci serviranno per la panatura. Mettiamo 30 g di parmigiano reggiano e infine mettiamo del prezzemolo e menta tritati insieme. Mettete il sale, il pepe e siamo pronti per fare la panatura. Allora, cominciamo prima a infarinare. Infarinate bene su tutti quanti i lati. Quando dovete mettere la farina all'interno di un vassoio, non lesinate, mi raccomando. Dopodiché andiamo a immergere all'interno delle uova e poi con il pan grattato, facendo attenzione di chiudere bene tutti i bordi, mi raccomando. Ora su una teglia foderata con carta da forno mettete un filo d'olio e ci mettiamo i nostri cordon bleu. E per finire anche su di loro un filo d'olio. E ora mettiamo il forno a 200 gradi per 30 minuti, però a 15 girateli dall'altra parte. Ed ecco qui i nostri cordon bleu di melanzane.